Lancio di Giustizia è un'esperienza ormai più che ventennale di rete di famiglie che si sono interrogate sui propri stili di consumo e quindi l'interrogarsi su come il proprio stile di consumo, il proprio stile di vita potesse essere utile al cambiamento. L'inizio è stato proprio quello del prendere consapevolezza dei propri consumi, subito però con l'obiettivo di orientarli a dei criteri di giustizia. E dentro la giustizia ci sta dalla sostenibilità ambientale, al rispetto dei diritti dei lavoratori, alle questioni sociali, alle questioni relazionali. Gli strumenti che si sono date questa rete di famiglie sono strumenti utili al cambiamento. Il primo strumento è individuale ed è il bilancio mensile che ogni famiglia compila con lo scopo di spostare, cioè di modificare e di controllare la capacità di cambiamento della propria famiglia. L'esperienza ha coinvolto inizialmente qualche centinaio di famiglie e si è arrivati a un migliaio di famiglie. Data di nascita è il 1994, Arena, incontro di beati costruttori di pace, lo slogan è quando l'economia uccide bisogna cambiare. Lì viene lanciata la proposta del bilancio familiare come strumento del cambiamento. Da lì in poi nasce questa riflessione che partiva dalla consapevolezza dell'ingiustizia a livello globale, il nord e il sud del mondo, ma che poi si articola anche con la conoscenza di esperti, di amici che ci hanno accompagnato sui vari temi. Quindi il primo che viene colto è quello della sostenibilità ambientale, quindi si capisce che il problema della giustizia è dato anche dal fatto che non solo c'è chi è ricco e chi è povero, ma chi è ricco consuma le risorse che non sono più a disposizione di tutti. E poi ci siamo interrogati sui i vari capitoli, quindi si è parlato di risparmio, si è parlato di consumi energetici, di acqua, di prodotti tessili, di prodotti alimentari, quindi si è andati a toccare le modalità con cui poter effettivamente cambiare i propri stili di vita. Terzo tema è quello della qualità della vita. Ci si interroga se diminuire i consumi, ridurre i consumi, spostare i consumi aumenti o riduca la qualità della vita. E la scoperta è che le famiglie bilanciste sono più felici della media. La raccolta dei dati dei bilanci di ciascuna famiglia ha permesso di fare una ricerca statistica che ha dimostrato come l'intuizione iniziale era vera, e cioè è possibile modificare i bilanci familiari e quindi il sistema economico orientandolo verso criteri di giustizia, e che questo non solo non porta a una riduzione della qualità della vita, ma aumenta il benessere delle famiglie. E questo è il piano politico, quello della dimostrazione, diciamo, che un altro modello è possibile. Molti bilancisti sono stati poi promotori di gruppi di acquisto solidali, delle reti di economia solidale, delle fiere del consumo critico. Qualcuno ha proprio portato la sua esperienza a livello politico e quindi noi diciamo c'è stata un'evoluzione o una contaminazione in positivo dell'esperienza del cambiamento personale su più ambiti. L'Italia che cambia sono le persone che decidono di prendersi la responsabilità della propria vita e fare scelte consapevoli. L'Italia che cambia è una società che mette al centro le persone e il loro benessere, in cui tutti e tutte possano stare bene, soddisfare i loro bisogni, e per fare questo è necessario produrre e consumare in modo diverso. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.